Buonasera, buonasera, benvenuti a questa penultima serata di Lago Film Fest, 8ª edizione. Questa per noi è una serata molto speciale, non solo perché siamo riusciti ad arrivare fino a qui vivi, ma perché il premio Rodolfo Sonego è sempre stato un aspetto molto importante, per noi anche molto faticoso da portare avanti. Però abbiamo qui degli ospiti. Sì, siamo molto contenti, possiamo accoglierli subito. Abbiamo qui questa sera, partiamo dall'inizio. Sì. Mattia Coletti e Antonello Di Napoli, prego, se volete intanto, come nelle migliori tradizioni, iniziare a prendere posto. Diciamo, loro sono i selezionatori delle sceneggiature in concorso, quest'anno sono arrivate oltre 100. È un test questo per vedere quale sceglie la sedia. Nel mezzo. Bene, e... Ma dai, mettiti nel mezzo. Mattia Coletti e Antonello Di Napoli hanno appunto curato la selezione delle sceneggiature. E invece abbiamo qui questa sera Antonello Rinaldi e Manlio Piva, che sono due... degli 8 giurati che si sono occupati di casomai uno dei due può scalare, di giudicare e di riflettere attorno alle sceneggiature che sono arrivate quest'anno. Per noi è un premio molto importante quello dedicato a Rodolfo Sonego, e con l'aiuto anche della giuria, di chi ci aiuta a curare la selezione, stiamo cercando di far crescere il livello di questo concorso. E dicevamo prima, in Riva del Lago concepiamo il Lago Film Fest come un punto di incontro che possa in qualche modo diventare anche un'occasione per chi vi partecipa, dagli artisti ai registi, a chi collabora con lo staff e anche agli sceneggiatori. Per noi è una serata molto importante, è un incontro molto importante, questo anche se molto settoriale, perché comunque per definizione, poi eventualmente Antonello mi correggerà, però gli sceneggiatori per definizione insomma sono dietro rispetto ai film, che invece sono molto più immediati, vengono proiettati, però l'idea è in realtà alla base di qualsiasi buon film. Quindi io non faccio altre introduzioni, ma passo la parola ad Antonello di Napoli, che magari introduce un attimo la selezione, la novità di quest'anno di introdurre un tema. Prego. Grazie, buonasera a tutti. E come giustamente Carlo ha anticipato, io e il collega Mattia abbiamo avuto il piacere di poter leggere e studiarci un centinaio di sceneggiature che sono pervenute al concorso, è un numero assolutamente buono, incoraggiante anche, e che al di là di tutto premia comunque una grande creatività diffusa. Sappiamo attraverso vari motivi che sono anche la composizione delle persone molto varie, tra uomini e donne, più o meno giovani, questo rende ancora tutto ancora più divertente, perché pensare comunque allo sceneggiatore che si deve affermare come a un giovane magari perdi tempo, che non sa che fare la sua vita e ha delle belle idee e le scrive, è una situazione, una cosa un po' passata e anche un po' retorica. Ci sono tante persone che decidono di cimentarsi in questa attività e insomma si fanno valere con più o meno fortuna, poi ne parleremo durante l'incontro, perché insomma, probabilmente saprete, forse lo dico io per primo, ma adesso vediamo, insomma, la questione dell'attribuzione del premio è stata piuttosto combattuta, tant'è che non si è arrivati a un'attribuzione vera e propria del premio, ma a una menzione e a delle sceneggiature finali, che sono arrivate in finale. Poi ne parleremo insomma, anche perché avremo modo anche di parlare con due sceneggiatori eroici che sono venuti qui a difendere le loro idee, insomma, e a parlare anche di quello che hanno scritto. La grande novità di quest'anno è proprio l'introduzione del tema, una frase di Sonego legata alla finestra, una frase che avrebbe dovuto evocare situazioni, sensazioni attraverso la finestra, qualcosa che simboleggiasse comunque il passaggio, la visione che andasse oltre quello che è il muro, per spaziare verso il panorama, che fosse una metafora o fosse una insomma, condizione reale dello sguardo. Questo poi andava fatto, insomma, gli autori se la sono sbrigata in maniera loro. Avremo modo anche di discutere di questo, perché
durante poi la selezione, sia la preselezione mia di Mattia, ma poi la selezione vera e propria affidata alla giuria vera, non che non sia una giuria finta, ma una giuria di primo livello, ecco, la questione del tema è stata molto centrale. Abbiamo avuto modo di dover decidere se puntare su determinate caratteristiche, come potesse essere la coerenza narrativa, piuttosto che l'idea, piuttosto che il tema o la capacità tecnica di scrivere una sceneggiatura, ne è venuto fuori una gran discussione molto interessante per chi vi ha partecipato e che, insomma, cercheremo in qualche modo di rendervi anche durante questa serata. Mattia, vogliamo aggiungere qualcosa o passiamo direttamente a... Insomma, Antonello, spieghiamo perché questo premio non è stato assegnato. Partiamo così. Partiamo così, brutale. Sì. Perché non è stato assegnato mai il premio? Ma il premio non è stato assegnato perché non abbiamo trovato intanto un rispetto del tema che ci convincesse e poi un livello, diciamo, qualitativo che pure ci convincesse. C'è stato un grosso dibattito all'interno della giuria perché abbiamo raggiunto una decisione finale non all'unanimità, ma con grandi scontri anche, sia via mail che via telefono, e sono finite amicizie decennali su questa cosa, ma purtroppo poi la decisione è stata presa a maggioranza, ed è stata una maggioranza abbastanza corposa, perché 5 su 8 hanno ritenuto che il premio non dovesse essere assegnato. Diciamo che questa edizione poteva essere un po' un punto di svolta, proprio perché il premio cominciava a essere un premio in denaro, che per quanto piccolo era comunque interessante, e poi aveva appunto questo paletto che era affrontare un tema che era la prima volta che veniva fatto, e non abbiamo raggiunto un livello che secondo noi, che secondo la maggioranza della giuria, fosse premiabile. Vuoi aggiungere? Beh, ribadirei sostanzialmente quanto hai detto tu. Le due cose che dovevamo tenere presente era un livello per noi accettabile, interessante, di capacità di scrittura e di coerenza del testo e di inventiva, chiamiamola con tante formule, e d'altro canto che centrasse il tema proposto. Purtroppo mi pare che l'impressione che è passata fra di noi è proprio questa, che chi aveva fatto una sceneggiatura interessante aveva, come dire, o appiccicato, chiamiamolo così, oppure del tutto messo a margine il tema, e viceversa, chi aveva centrato il tema non aveva una sceneggiatura che ci convincesse. E quindi alla fine ci siamo detti, vabbè, diamo delle menzioni, spieghiamo bene il motivo, ma quest'anno non ci sentivamo proprio nella possibilità di poter dare un premio in denaro, anche perché tutto sommato significa dare un premio per una sceneggiatura da portare a termine, quindi un film, un cortometraggio da girare e da finanziare, quindi anche questo premio per quanto piccolo, quindi finanziare qualcosa su che non c'entrava con il tema per cui il premio è stato dato ci sembrava, insomma, una cosa non fattibile, non praticabile, non seria, anche in rapporto proprio all'affetto che abbiamo legato proprio a questo grande sceneggiatore. Ci sembrava in qualche maniera di fargli un torto, ecco. Sì, quello che vogliamo comunicare noi, che abbiamo quantomeno partecipato alla discussione, è che non è che improvvisamente tutti la giuria si fosse trovata d'accordo di dire non c'era niente da premiare. È stata una discussione, anche questa, più di qualcuno della giuria era disposto a premiare sceneggiature presenti finale e ha difeso la sua scelta fino in fondo. In maniera energica anche, sì. Le amicizie di prima, di cui prima. Ma il problema è che a un certo punto ci siamo posti, cioè premiamo una sceneggiatura che qualitativamente, da un punto di vista strutturale, narrativo, di contenuti, per quanto carente su alcuni aspetti, è la migliore
di quelle che sono arrivate in finale, ma non c'entra niente col tema, secondo noi, secondo la maggioranza, diciamo, dei giurati, oppure premiamo la sceneggiatura più in tema, ma che non ci convince da un punto di vista sia della struttura che della narrativa, di come è scritta. Su questo ci siamo molto scontrati e alla fine per coerenza non abbiamo trovato un accordo, per cui cioè io e con me altri abbiamo ritenuto che non si potesse premiare una sceneggiatura che non era in tema, proprio perché il tema per il primo anno veniva posto e doveva essere una discriminante molto importante. Allo stesso tempo non si poteva premiare una sceneggiatura che fosse inferiore da un punto di vista della scrittura, no? Ma premiarla solo perché era in tema. Insomma, su questo c'è stato un cortocircuito e lì poi abbiamo deciso a maggioranza di non assegnare il premio. C'è questo problema che molti autori e che molti giurati hanno posto, ma se sono arrivate qui, no? Vuol dire che sono premiabili, vuol dire che sono in tema. E su questo c'è stato un altro grosso scontro e confronto, ma il metro di giudizio doveva tenere in considerazione anche il tema, a mio avviso, e io sono stato su questa posizione fermo fino alla fine, ma non unico, perché appunto 5 su 8 hanno deciso, e poi gli altri 3 non è che fossero d'accordo tra di loro, cioè in realtà erano 2, 1 e 5, questa era la divisione. Poi è brutto dire queste cose, è brutto fare così a numeri, a peso, no? Vince, non vince, beh, ma purtroppo non si poteva fare altrimenti, secondo me. Per onestà, e parlo a nome anche di Mattia, con cui ne abbiamo ampiamente discusso, in questo centinaio di sceneggiature che sono arrivate, alcune, più di quante ci aspettassimo, non presentavano una qualità di linguaggio anche adeguata a una narrazione o comunque a un prodotto narrativo, per cui c'erano anche degli errori molto impegnativi. Molte delle sceneggiature evidenziavano il problema posto da Antonello, ovvero il fatto che il tema fosse stato proprio appiccicato a bella posta per rientrare in questo concorso. C'è stata comunque una tendenza da parte di chi magari ha una sceneggiatura nel cassetto e la fa magari girare, diciamo la verità, in più di un'occasione, di volerla presentare a questo concorso e magari fortunatamente incassarsi 1.000 euro solo per aver piazzato una finestra qua e là. E la cosa ha fatto anche un po'. Ma il motivo per cui è stato posto il tema, il motivo principale è stato proprio questo, cioè il premio è intitolato Rodolfo Sonego, che è uno dei più grandi sceneggiatori italiani. Andava in qualche modo salvaguardata, o bisognava cercare di alzare la qualità delle sceneggiature in concorso. Quello che abbiamo pensato inserendo il tema era proprio quello di far scrivere delle sceneggiature ad hoc per questo tema e non di dare la possibilità a chiunque avesse scritto negli anni precedenti o che avesse nel cassetto decine di sceneggiature o anche una, ma che aveva già girato tutti i premi, di partecipare anche a questo. Cioè il tema serviva a stimolare qualcuno a scrivere apposta una cosa da presentare al premio Sonego. Quando abbiamo visto che qualcuno non aveva rispettato, qualcuno aveva, in maniera anche abbastanza evidente, perché ce ne siamo un po' accorti tutti, inserito l'elemento della finestra solo per rientrare in questo premio, non ci siamo sentiti di prendere in considerazione, insomma. Poi magari avremo modo dopo di discutere. Prima magari adesso Mattia introdurrà i due fortunati finalisti che si sono presentati qui a Punta di Fermo Laurea, poi magari discuteremo sull'opportunità o coinvolgeremo i nostri sceneggiatori capi per capire quanto effettivamente la tecnica di scrittura, della sceneggiatura, che sappiamo essere una tecnica a sé stante rispetto a tutto il mondo della narrazione. Scusa, se prego, prego. Non solo la sceneggiatura, ma la sceneggiatura di un corto. Sceneggiatura che di un corto è ancora diverso rispetto alla sceneggiatura. Quanto la qualità tecnica della sceneggiatura dovesse essere premiata in termini così di quantità rispetto a un concorso
dove si chiedeva anche a giovani, a meno esperti, di partecipare, ovvero se sono così bravo a scrivere le sceneggiature, magari sto già girando dei film per i fatti miei, potrebbe essere un... non è che evidentemente così, ecco, no, è vero. Però insomma, forse questi sono anche commenti che sono arrivati poi dopo, sia da chi ha avuto modo di leggerle, sia di chi ha partecipato, è stato quello di essere stati un po' troppo severi sulla qualità della scrittura. Però ne parliamo magari quando intervengono la mattina. Sulla severità volevo dire solamente che ci sono state posizioni ancora più forti all'interno della giuria, proprio perché sì, è vero, gli autori sono esordienti, giovani o meno giovani, ma che hanno un'esperienza più o meno, no, concreta. Essere severi o non severi vuol dire accontentarsi di quello che arriva o non accontentarsi, cercando di spingere a scrivere qualcosa di meglio. Cioè, ci sono state delle posizioni che dicevano, la posizione della giuria è una posizione di qualcuno che non si accontenta, questo poi, no? All'opposto di quelli che dicevano premiamo comunque, e in mezzo c'è stata un po' la maggioranza, ecco. Beh, io chiamerei a raggiungerci i due sceneggiatori presenti. Abbiamo Emanuele Milasi, autore della Città Piena. Ciao Emanuele. Di qui magari leggiamo la sinossi. In un'atmosfera stagnante e sospesa di degrado urbano, ammorbante come sale marino, cinque adolescenti si muovono e confrontano. Qualcuno partirà, altri rimarranno. E in seconda analisi chiamerei Gabriele Galligani, autore di Infinita Tristezza. Trascurato dalla babysitter, il piccolo Ulisse intraprende una grottesca, commovente, formativa odissea metropolitana, armato solo di curiosità e di uno strano tormentone televisivo. E potreste confrontarvi, partendo dai semi che abbiamo già sparso, dagli spunti di discussione. Sì, ascolterei la loro opinione appunto rispetto alle nostre considerazioni. La finestra l'avete messa apposta o c'entrava? A questo punto possiamo essere. Ormai, diciamo la verità. Ma nel mio caso la finestra si era acceso, accendio. Sì. Bravo. Per quanto mi riguarda, la finestra c'era già precedentemente. È un finestrino. Una finestra di palazzo. Di palazzo che poi riapparirà in diversi palazzi dall'esterno, diciamo. E a proposito del fatto di utilizzare o meno il tema della finestra, è un po', diciamo, può essere benissimo una cosa, diciamo, marginale della sceneggiatura, perché si vede, diciamo, solo all'inizio. La storia racconta brevemente, appunto come dice la sinossi, un bimbo di notte dimenticato esce di casa per girare il mondo, e allora la finestra dove sta in questa storia? Giustamente può chiedersi. La finestra secondo me sta proprio all'inizio di questa storia, cioè come mai questo bambino decide di uscire di casa, e da questo punto di vista ho cercato di giocare su due oggetti simili ma antitetici, la televisione e la finestra. Non là, tutti e due oggetti in qualche modo che creano desiderio, nel senso separano da qualcosa, quindi il desiderio è verso qualcosa da cui si è separati, e quindi già il fatto in sé del bimbo a un certo punto annoiato di spostare il proprio sguardo dalla televisione alla finestra, vede quello che c'è fuori dalla finestra e esce, quindi esatto, quindi c'era questo. E poi c'è un richiamo quando, nonostante le vicissitudini che vive, decide di non rientrare, riguarda queste finestre con le luci a intermittenza e continua il suo viaggio, diciamo. Però certo non è che c'è una finestra ogni passo, che era nei tempi, ma dipende da cosa si intende per tema. Però c'è il tema, se non lo so. Il tema secondo me è la scoperta del mondo da parte di questo bambino. Prego. Il bambino che affronta il mondo è un po' una storia di formazione, no? Nel suo corto. Assolutamente. Però il tema principale secondo me è la scelta sua di affrontarlo anziché fare la scelta più semplice di guardare. Sì, esatto. Però non nessuna polemica, nel senso. Anche perché questo, possiamo dire che ci sono state delle sceneggiature, almeno un paio, di quelle che non sono arrivate alla giuria finale, dove c'erano delle persone proprio che maneggiavano delle finestre.
visto che il tema era la finestra, loro prendevano, ce n'era una neanche non malissima, però finiva un po' così, però proprio maneggiavano fisicamente questa finestra, magari quella ti sarebbe piaciuta di più, non lo so, non te l'abbiamo data. Prego, scusate. Il tema non era il costruttore di finestre. Però... No, nel mio cortometraggio la finestra era nettamente una metafora, cioè fisicamente c'è in realtà l'inizio e la fine. Il cortometraggio è nato da due cose, cioè è nato da delle lezioni di sceneggiatura che ho fatto dai ragazzi del liceo che poi sono diventati un po' i protagonisti di questo cortometraggio, e da una cosa che io ho visto dalla finestra, che era appunto il ritrovamento di un cadavere in una macchina. Da queste due cose, diciamo, è nato il concetto che in realtà nella mia città, ma come in molte altre città, noi viviamo sempre affacciati da una finestra, cioè tutto quello che accade noi non interveniamo, non facciamo, siamo degli spettatori continui, non facciamo niente, non ci interessa, pigliamo le cose così come vengono, non siamo partecipativi in nessun modo nel cercare di migliorare o di peggiorare la nostra situazione attuale. Quindi da questo concetto, diciamo così, è nata la sceneggiatura, che appunto fisicamente vede una finestra all'inizio e una finestra alla fine. Ma io ho cercato un po' in tutto questo viaggio di questi ragazzi che si sono giocati la scuola di cercare di far capire come loro siano continuamente alla finestra, cioè siano continuamente degli spettatori ad ogni cosa che fanno. Poi ovviamente non per forza ci deve riuscire, quindi uno ci prova, però nel senso, questo è, diciamo, la mia opinione. Ma rispetto alle nostre, come dire, non scelte, vi sentite, come dire, un po' qualcosa vi abbiamo tolto, diciamo, oppure tutto sommato riuscite anche a comprendere e a sostenere un po' anche i nostri dubbi, la nostra volontà di non premiare quest'anno? Non so, questa è la tua reazione iniziale? No, diciamo che la reazione non sarebbe molto personale. In realtà per dare una risposta alla tua domanda dovrei leggere le 8 sceneggiature finaliste, dovrei leggere in realtà tutte le 100 sceneggiature che sono arrivate, quindi non ti posso dare una risposta, perché io so la mia, non so neanche la sua, anche se ce la siamo raccontati in questo pomeriggio, non ce le siamo letti, quindi non ti posso dire sì, hai ragione, perché non avendo letto le 8 sceneggiature posso dire la mia, ma la mia io ovviamente la difendo fino alla morte, però è la mia, quindi non c'è ombra di dubbio, ma dovrei leggerle tutte, quindi non ti saprei rispondere. No, per me, per quanto mi riguarda, no, nel senso, ho preso di questa cosa, non mi sento per nulla privato di qualcosa, ci mancherebbe. L'unica cosa mi ha colpito un po', ecco, questo non me lo immaginavo, probabilmente nasce lì anche il mio errore, mi ha colpito il fatto che si immagini che uno che partecipa a questo concorso scriva una sceneggiatura apposta per il concorso. Perché? Mi colpisce, perché, nel senso, è difficile avere il tempo, avere l'occasione di dedicarsi apposta, uno riceve il tema, allora ci si butta. Quindi sì, e infatti io non è che l'ho scritta appositamente per questo concorso, e forse da lì magari nasce appunto questo disguido che possa anche essere così. Con questo vorrei anche dire a chi ci ascolta, insomma, che non c'è nessuna critica rispetto al fatto che uno scrive una sceneggiatura nella quale crede e quindi la mandi a quanti più concorsi possibile. È chiaro, non si può essere ispirati ogni giorno a scrivere le sceneggiature in base al tema proposto. Era solo perché in effetti poi nella parte invece della giuria è chiaro che alcune cose sembrano ben inserite nel contesto del racconto, e in altre invece si notava questa difficoltà, ecco. E quindi, insomma, per noi il punto di vista era completamente diverso, quindi dovevamo tenerci a questo assunto che ci eravamo dati. Anche proprio perché, e qui forse non so se anticipo qualcosa, ma provo, questo significa anche che per l'anno prossimo, insomma, c'è un'occasione, come dire, duplice, se vogliamo, no, Antonello? Pure tu, insomma, il premio, il primo
prossimo. Ah, sì, beh, vabbè, il premio l'anno prossimo è raddoppiato. Questo sì. Non è che sono stati risparmiati questi soldi che non vengono, sì, dati quest'anno. Sono messi lì e l'anno prossimo sarà un premio doppio, ma sarà sempre, dovrà rispettare sempre questi parametri, per cui ci sarà un tema che dovrà essere affrontato nella maniera più coerente possibile. E anche nella maniera più evidente, cioè è chiaro che poi un tema va sviluppato, va interpretato e poi la giuria deve interpretare quello che... Però deve arrivare il tema, nel senso, no? Cioè il contenuto che sta all'interno di quel tema deve arrivare, deve colpire, deve essere centrato. Questo è quello che è un po' la nostra intenzione con questo. Poi vedremo se l'anno prossimo ci troveremo nella stessa situazione, forse faremo qualche modifica, ma non lo so. Per ora mi pare che sia un esperimento da portare avanti. Spero che sia uno stimolo, no? A continuare a scrivere, anche a tema, perché voglio dire, poi sì, gli autori scrivono quando gli viene in mente e quando hanno qualcosa da dire, ma gli sceneggiatori, tra virgolette, scrivono anche su commissione, scrivono anche, e questo è un premio di sceneggiature intitolato a Sonego, che non era un autore, era uno sceneggiatore, era un grande autore, ma era uno sceneggiatore che scriveva sotto contratto, chiamato, no? E poi aveva le idee sue, ma a volte doveva anche svolgere dei temi, affrontare dei temi e parlare di cose che chissà, forse a lui non gli sarebbero venute in mente, ma il mestiere è questo, no? Quindi forse il premio si rivolge agli sceneggiatori più che agli autori, che poi vogliono girare i loro corti e vogliono fare le cose come pare a loro da tutti i punti di vista, no? Questo. Quindi, trovare un po' un compromesso. Il tema è da intendersi come una mini commissione, in questo sì, senso? Sì, sì. Okay. Più o meno sì, però è un tema, hai visto, il tema era molto, sì, molto ampio, io credo che fosse anche molto stimolante. Sì, insomma, così. Anche perché è molto legato proprio all'autore a cui il premio è dedicato, nel senso che Sonego comunque ha scritto film grandissimi, però erano film sostanzialmente commerciali, cioè erano per il grande pubblico, erano legati a temi mainstream che potevano appunto interessare, eccetera, e insomma doveva farlo anche su commissione. Quindi ecco, vorremmo forse arrivare a ritrovare anche il senso di un lavoro ben fatto, proprio in termini proprio professionali, insomma, che non implica che non ci deve essere ispirazione, anzi, ma che significa anche sapere adattare la propria capacità di scrittura alle esigenze più diverse. Sì, che poi, diciamo, Sonego scriveva per commissione, però lo pagavano prima che scriveva, quindi noi invece il contrario, cioè prima scriviamo e poi forse, quindi è diverso, diciamo, il concetto. Perché ancora c'erano dei soldi da dare, c'erano dei soldi, ora adesso, e dei film da produrre, sì, da pagare, cosa? Eccetera, sì, certo. Però insomma la figura dello sceneggiatore alla Sonego, ma anche poi anche più recenti, cioè quando ti trovi a dover affrontare un tema di cui non è in questo caso, non sarà il caso del premio, perché i temi che proporremo saranno sempre aperti, insomma, di grande interpretazione, non sarà mai, no, una cosa molto piccola e ristretta e precisa, per cui o è così. Però quando ti trovi ad affrontare dei temi di cui non ti interessa niente, ma lo devi fare perché è il tuo lavoro, devi trovare dentro di te un compromesso e una non lo so, devi andare a ricercare, come l'attore che deve interpretare un personaggio negativissimo, no? E deve andarsi poi a calare in una figura lontana anni luce da lui. Così lo sceneggiatore, quando deve affrontare un tema che è su commissione, di cui non gli importa niente, deve trovare delle motivazioni personali, deve trovare il gusto di farlo, anche se quella cosa non gli interessa, no? Adesso questo è un po' in generale sulla figura del lavoro, no? Dello sceneggiatore. In questo caso siamo un po' più morbidi, cioè un po' più divertente la cosa, è più stimolante, è più una sfida con se stessi piuttosto che una vera
prova in cui ti fanno fare 25 revisioni e non ci azzecchi. Però insomma, ok, tu sì, da parte nostra. Accesi. Da parte nostra, ne stavamo discutendo proprio in tempo reale, che abbiamo letto tutte 100 le sceneggiature, ci sentiamo comunque di considerare le loro, quelle che sono arrivate in finale, come centrate rispetto a una serie di altre sceneggiature. Il discrimine di tutto questo è accontentarsi e cercare l'eccellenza, probabilmente non è neanche lì la questione, anche perché probabilmente loro due sono, insomma, se avessimo avuto altri due rappresentanti della giuria staremmo parlando di altro in questo momento. Loro due sono tra i due che con il caso non sono qui, sono stati i più ossessionati dalla questione tema, probabilmente. E, questo per dire che, e questo anche a favore delle loro spiegazioni, che comunque le loro sceneggiature, come quelle che sono arrivate e poi come quella che è stata menzionata, insomma, che è stata, di cui poi tra poco parleremo, rispettavano comunque cioè, il vostro ragionamento su cosa rappresentasse la finestra nella vostra sceneggiatura era comunque chiaro la lettura, non è stato qualcosa di criptico che loro adesso stanno tirando fuori per essere accettati qua. È stato molto complicato. Questo lo dico da parte nostra, che abbiamo fatto un lavoro diverso rispetto a loro, poterci orientare rispetto anche a una tendenza, ovvero non so per quale motivo molte sceneggiature che dovevano appunto parlare di finestre o parlavano di anziani che guardavano fuori dalle finestre o parlavano di malati che guardavano fuori dalle finestre. Credo che nessuna delle 8 che abbiamo selezionato alla fine appartenesse a tutto questo ed è stata una scelta voluta. C'è un anziano. C'è un anziano, il meno. È vero, no, ma era il meno anziano fra tutti, perché il signore faceva anche delle cose operative comunque. E questo per dire che le 8 che sono arrivate erano effettivamente le migliori e dal nostro punto di vista abbiamo dovuto scegliere 8 finalisti, ovvero 8 persone che secondo noi meritassero di vincere, questi 8 hanno vinto. Poi ovviamente, ed è quello che ho risposto agli sceneggiatori, avete dato la stura a un dibattito interessante che è venuto in privato con sceneggiatori purtroppo non presenti, in relazione alla decisione di attribuire una menzione a una sceneggiatura che però avete giudicato pressoché all'unanimità, questa è la formula, fuori tema. E allora molti si sono, questo ha dato la stura a uno scontento generale, è anche comprensibile la domanda più proposta, perché nella rosa dei finalisti, no, ma rivolta a noi, a me, ad Antonello, perché alla rosa dei finalisti ha avuto accesso una sceneggiatura fuori tema? Io sento di dirla mia in proposito. Certo, sì. Io citavo il comunicato, la lettera, loro ovviamente hanno avuto quello, sarebbe stato bello questa sera, purtroppo hanno alcuni dato forfè anche in meglio così. Secondo me un fuori tema totale non c'è stato. No, ma neanche, voglio dire, la sceneggiatura che è stata ritenuta quasi all'unanimità fuori tema è fuori tema come lo sono le loro. Cioè probabilmente l'autore di quella sceneggiatura qui ci spiegherebbe perché la sua sceneggiatura invece è in tema. Anche lì c'è una finestra, anche lì c'è una bambina che guarda fuori e tira su dalla finestra un cestino. Sì, guarda, leggo solo la resusi, anche loro sanno di cosa parliamo. Si chiama Roberta, la sceneggiatura che ha avuto la menzione e che stava per vincere, poi tanto non c'è la persona, quindi non si può innervosire più di tanto. Mentre di Giordano Vanacore, mentre la madre inferma si intrattiene in camera da letto con i suoi strani visitatori, la piccola malinconica Roberta trova il tempo di innamorarsi al suono del giradischi che ne copre le effusioni. Questo per dire anche loro di cosa parlavano. Sì, c'è una finestra all'inizio e alla fine, come anche nelle loro, no? C'è questa presenza che può giustificare tutto, ma secondo noi, come quelle fuori tema, lo sono le loro, per quella che è stata la nostra interpretazione. Una menzione a quella perché se fosse stata considerata un po' più in tema avrebbe vinto, non poteva vincere secondo la nostra interpretazione perché fuori tema,
semplicemente per questo, cioè... A una ragazza ho provato a spiegare che anche l'aderenza al tema può costituire metro, non è un valore oggettivo, ma metro di misurazione. La risposta che mi è molto piaciuta e che cito letteralmente è stata: allora tanto vale immolarsi al relativismo più assoluto. C'è forse da distinguere fra sceneggiature che della finestra hanno fatto spina dorsale e quelle che le hanno riservato una pur legittima, a mio avviso, finestra simbolica, e qui forse entra in scena il relativismo. Quella finestra è simbolica a sufficienza, ci dice a sufficienza? Prego. Io nel senso ricordo anche che le sceneggiature erano sceneggiature di cortometraggi brevi. Quindi, diciamo, la finestra sul cortile è difficile riuscire a farla in 5-6 pagine. Nel senso, ci vuole, è ovvio che non si può pretendere, sia per la cosa che diceva lui prima, per una sceneggiatura che ovviamente noi scriviamo perché vogliamo partecipare al concorso, ma nessuno ci paga, quindi è una sceneggiatura che facciamo lateralmente, cercando poi di vincere un concorso. Sia non è una sceneggiatura di lungo in cui possiamo sviluppare un tema in maniera precisa, non si può pretendere che in 5-6 pagine si fa una sceneggiatura su una finestra, o si fa una sceneggiatura, come dicevi tu, di uno che porta una finestra in giro, e allora a quel punto in 5-6 pagine ce la fai, se no, tranne che non hai proprio un'idea, ma là ci vuole proprio un'idea che parte dall'inizio, è difficile riuscire a trovare questa cosa qui, quindi... non lo so, poi appunto ne scrivi una? Sì, no, non sono d'accordissimo con questo discorso, però dire, nel senso che un tema io lo posso sviluppare in 5 pagine o in 120, posso fare un corto o un lungo, la sfida è quella, il tema era la finestra, guardare fuori dalla finestra, guardare dentro da una finestra, scoprire delle cose, non lo so, poi certo poteva essere metaforico, ma una finestra di sfondo, pure inquadrata in una scuola, e io da lì dovevo capire che quello era il tema, mi è sembrato un po' poco, ci è sembrato un po' poco. Poi, sì, certo, ci vuole un'idea, quando scrivi una cosa, in genere, ci vuole un'idea, che deve coincidere in questo caso col tema, ed è più difficile, però, questo era il concorso, e questa era la sfida da raccogliere o no, no? Sì, ma allora forse la mia impressione è che il tema, se doveva essere rispettato in questa maniera, doveva essere forse un po' più preciso. La finestra non si guarda fuori, si guarda dentro, perché il tema mi pare sono 3 righe, dicono tutto e non dico niente, mi pare. Beh, quindi dicono delle cose, insomma, non lo so, poi c'è scritto, c'è da qualche parte questa frase. Sarebbe interessante, ma non è nel... Sì, sì. Dimenticato. No, la cosa che... La cosa che dicevi tu, allora, è meglio fare per l'anno prossimo, piuttosto che fare il tema la lampada, fare il tema una lampada che cade. Oppure, cioè, fare qualcosa di... Fare un gesto... Cioè, dare un gesto, un qualcosa di... Se tu metti la finestra, ovviamente... A me sembrava un tema stimolante. Poi io non l'ho fatto, non l'ho affrontato, da lettore, quando abbiamo... così appunto scegliere il tema, mi sembrava un tema aperto, stimolante, una metafora molto forte. Poi, certo, va sempre, bisogna vedere come questa metafora si affronta e si sviluppa. Poi, insomma, potremmo, gli errori li facciamo anche noi, nel senso, potrebbe essere benissimo che un'altra giuria avrebbe considerato la questione nei vostri termini, però mi viene in mente un paio di cose. Per esempio, io ero in giuria anche l'anno scorso e c'erano paradossalmente adesso un paio di corti, di sceneggiature che erano particolarmente in tema proprio con quello di quest'anno. Guarda caso che coincidenza, con idee molto carine, davvero molto carine. E io credo che quando parlavamo prima di dare un valore a questo grande autore, qual era Sorgo, anche tenendo, come dire, tenendoci molto a dare o non dare il premio, proprio per il fatto di stimolare appunto queste idee. Cioè, in fin di conto l'abbiamo vista ogni anno un po' come una palestra per giovani autori che volessero provarci. Poi è chiaro, uno dice,
l'idea non mi è venuta, avevo questa qua che era simile, l'ho messa dentro, è liberissimo di farlo, però poi è chiaro che anche il giudizio magari va di conseguenza, ecco. Quindi su questo mi piace che ne discutiamo, anche perché emergono, come dire, alcune idee sul concetto di come scrivere, perché scrivere e da cosa partire per scrivere. Ecco, dicevi prima, in un certo senso anche in maniera efficace, no? Piuttosto che scrivere la lampada, scriviamo la lampada cade. Ecco, in altre occasioni appunto si dà un incipit e da lì si dice parti, no? I classici anche laboratori, magari di sceneggiatura e così via. Ecco, ci sono tanti modi, ogni anno in qualche maniera, anche grazie soprattutto alle idee anche che venivano da Antonello, il metodo per lanciare il tema dell'anno successivo l'abbiamo sempre un po' raffinato e modificato. L'anno scorso, per esempio, c'era a proposito della questione di far capire, di presentare la sceneggiatura di Natale da poterla, come dire, rendere vendibile, ecco, è stata l'idea di fare in modo che gli sceneggiatori non solo presentassero la sceneggiatura, ma anche il loro modo di presentarla, attraverso un piccolo videoclip, chiamiamo, anche sotto forma di videotelefono, eccetera. E anche lì sono venute fuori una serie di questioni, perché siamo tratti di difficoltà. Ogni anno, in qualche maniera, la sfida la poniamo quasi più a noi stessi. Che, cioè, vediamo se in questo modo riusciamo a far emergere. Io ci credo molto, perché trovo proprio che i paletti servono proprio a incentivare proprio le capacità creative di scrittura. Altrimenti è un po' come togliere le rime, insomma, in poesia, passatevi un po' questa comparazione, non hai più difficoltà e quindi un po' ti disperdi, no? il testo va un po' da tutte le parti, ecco, lo vedrei un po' in questi termini qui, insomma. Sì. Adesso ribalterei un attimo la cosa, perché finora le abbiamo un pochino bersagliati con le nostre esigenze di giurati, di lettori e di persone che poi vogliono vedere dei bei corti. Che volevamo sapere anche da parte dei due sceneggiatori, innanzitutto cosa si aspettano loro da un concorso di sceneggiatura come potrebbe essere, com'è questo, anche la questione del tema, l'hanno detto brevemente, un tema più preciso, probabilmente con un segno più profondo nella narrazione, loro lo gradirebbero di più, poi insomma starà a voi decidere se accogliere o meno la cosa. Ma dal concorso in sé, la possibilità, non so, di organizzare magari una piccola palestra nei giorni precedenti alla premiazione per gli sceneggiatori che possano confrontarsi, il premio in denaro, un premio sufficiente, vi permetterebbe di fare un corto? Cosa vorreste? Questo, insomma, cosa cercate in un corto? Perché avete partecipato? E a quale concorso partecipereste più volentieri? Ma innanzitutto volevo dire che io non vorrei un tema più preciso, l'avevo detto. L'ha detto solo. No, l'avevo detto soltanto. L'avevo detto perché per, se, però se, per le balle, va bene. Per la giuria che non per la se è così, non si confonde. Se è così importante per la giuria, allora forse lo gradirei, visto che deve essere un paletto in un certo senso per indirizzare meglio, allora forse magari un po' più preciso aiuta di più. E poi cosa vorrei da un concorso? Ma non lo so, io ho visto un attimo come funziona per esempio in Francia con i concorsi di sceneggiatura, una cosa molto positiva che non trovo qui in Italia. Scrivi sceneggiatura anche in francese? È la prima che ho scritto, tradotto in francese, sì. E l'unica cosa che ho visto che è molto interessante è che anche se vieni scartato e tutto, ti arriva uno, due, tre fogli con scritte tutte le motivazioni, quello che non va, quello che va, dove si può migliorare, dove non si può migliorare, e questo aiuta molto in effetti, e in Italia non penso anche, forse è una questione di tempo, di energia, ci mancherebbe, però aiuta molto, visto che appunto vuole essere un aiuto, una spinta, quindi può essere effettivamente un aiuto per un feedback. No, sulla sono d'accordo su quello che dice lui, nel senso che io anche ho partecipato a un concorso europeo con una sceneggiatura in inglese e mi hanno risposto dicendomi appunto che non avevo vinto e dandomi due pagine dei giurati che mi dicevano dove secondo loro la sceneggiatura aveva una forza, dove invece era debole, quindi questo secondo me è importante.
per imparare. Infatti noi ci siamo fermati sul tema, poi sarebbe importante, visto che hanno anche parlato di qualità, di capire invece qualcosa sulla qualità. Poi sì, vabbè, ecco perché lo chiudiamo. Perché se si allora, avvicinano... Forse questo, Sì, sui workshop di sceneggiatura sarebbe interessante riuscire a farli. Sull'altra domanda, basterebbe €1000? No, non bastano, ovviamente. Ovviamente non bastano €1000. È ovviamente un premio importante perché ti dà il coraggio di osare per trovare altri finanziamenti. Però diciamo con €1000 un corto ormai non si fa più, quindi questo è... Prova a accendere, vediamo. Io lo spengo. Sì, no, che le cose all'estero funzionino sempre meglio che in Italia, sono d'accordo. Però io ho partecipato a premi in cui non ho neanche saputo se avevo, che non avevo vinto, l'ho saputo perché nessuno mi ha detto che avevo vinto, per cui ho immaginato... Però non ho neanche mai partecipato a dibattiti in cui mi hanno chiamato per sentire la mia opinione. Non solo non mi hanno detto perché, ma che è abbastanza un costume, che non mal costume, come tanti altri, no, in questo paese. Adesso noi cercheremo, non perché l'hai detto tu, ma era già previsto, di scrivere poi qualche motivazione con calma e arriverà alla vostra mail, no? Per entrare un po' più nel dettaglio, cosa che non so se è il caso di fare adesso, visto che nessuno qui ha letto, conosce il tema, conosce le sceneggiature, tu entrare nel dettaglio e litigare in più, non mi sembra interessante, no? No, perché poi c'è un paio di questioni che sono state poste, che troviamo anche giustamente poste. La tipologia di risposta alla francese o all'inglese che tu dicevi prima fa parte anche di una forma diversa di intendere il concorso, cioè sono quelle forme con il referaggio, diciamo, e quindi hai sempre la motivazione, trattandosi di premi internazionali, per cui insomma se no chiunque potrebbe, come dire, impugnare il concorso. Non è, come dire, l'ampiezza che ha questo premio, quindi è anche una formula che non possiamo, come dire, permetterci. Come non possiamo permetterci, e purtroppo, perché insomma le idee a riguardo sono state tante e un anno Antonello è riuscito a portare avanti questa cosa, produrre proprio una settimana di workshop in questo senso, no? Tre giorni, ecco, all'epoca. Sì, e anche l'anno scorso abbiamo provato a arrivare a dei fondi per poter far partire un workshop di sceneggiatura per la radio. Per esempio, l'idea era quella, no? Scriviamo una sceneggiatura e poi in quei tre giorni, quattro giorni, la sistemiamo insieme agli esperti e mettiamo la migliore, la mettiamo in scena dal punto di vista radiofonico, così già ci facciamo un'idea di come potrebbe funzionare. E anche lì ci abbiamo passato tanti momenti a scrivere la domanda e tutto. Alla fine i finanziamenti non sono arrivati e quindi la cosa è morta lì, purtroppo. Però ogni anno proviamo ad andare in questa direzione, perché una delle idee è proprio questa, cioè quella di creare o di incentivare una scuola di sceneggiatura, ecco. Tra l'altro, scusa se mi prendo un po' più spazio, ma una cosa che mi stava a cuore sentire, perché ogni anno quando mi capita, negli ultimi due anni che ho potuto partecipare a questa cosa, ho sempre chiesto un po' da dove arrivavano i nostri sceneggiatori, cioè attraverso quali studi più o meno specifici siete arrivati a scrivere sceneggiature, che ne so da quanti anni ne scrivete, ecco. Non è che vi chiedo il curriculum, però più che altro anche per capire qual è, come dire, la molla che fa partire questo tipo di mestiere o di ricerca di mestiere e quali sono, come dire, gli strumenti che uno si sente di avere a disposizione. Per quanto riguarda il mio percorso, io ho fatto studi di dance cinema, quindi a Bologna, quindi studi, per quanto riguarda il mio corso, molto teorici, storici, di estetica del cinema, e fortunatamente dopo un po' che ne studi ti viene voglia di farne, c'è poco da fare. E la sceneggiatura da questo punto di vista è
diciamo, la fase che ti permette di cominciare senza aver mezzi. Ma a Bologna si fanno anche laboratori, però, mi pare. Cioè, no? Io ho fatto in 5 anni di studi un solo corso di scrittura televisiva, e comunque, nel senso, puoi immaginarsi 100 studenti, non so, poche ore di corso. No, no, però comunque insegno sempre. Hai iniziato a scrivere? E ho iniziato, sì, l'anno in realtà da poco, e si cerca di migliorare sempre, per questo dico avere dei pareri, dei 26, avere dei pareri, avere qualcosa aiuta, insomma. C'era altre domande? No, però in questa situazione, grazie. No, io ho fatto l'università di scienze della comunicazione a Siena, molto tempo fa, quando ancora la Montepaschi dava un sacco di soldi. Infatti grazie alla Montepaschi ho fatto un po' di cortometraggi lì, quindi ho cominciato completamente senza alcuna... Cioè producevate cortometraggi? Sì, finanziava l'università che finanziava dei cortometraggi, infatti è fallita. Dopodiché ho fatto la scuola Holden a Torino, quella di Baricco, ho finito da 4 anni ed è 4 anni che mi arrabbatto cercare di scrivere qualcosa. E scrivi per, diciamo, per i cortometraggi, per il cinema, diciamo in generale, scrivi un po' per... Scrivo, no, ho scritto dei cortometraggi, alcuni sono andati bene, altri no, ho scritto dei racconti che sono stati pubblicati in varie case editrici, provo a, diciamo, a vivere scrivendo, ma è impossibile, quindi ora vado in Francia, mi ospita lui probabilmente, e niente. Io posso leggere la frase del tema che è arrivata? Sì. Colpa mia che ho dimenticato il foglio a casa. Adesso c'è la frase di cui abbiamo discusso per un'ora e adesso la potete conoscere anche voi. Credo che la storia del cinema sia zeppa di film, dove la finestra è importante. Quello che dalla finestra spia una banca, un ministero, la moglie, quello che poi spara, non spara, che diventa un osservatore maniacale della realtà. Per me la finestra è un segreto che ci porteremo sempre dietro. Guardare la finestra è un atto dell'uomo, un atto proprio dell'uomo, scusate. Io stesso non riesco a capire il perché di certe emozioni che provo quando guardo dalla finestra. Come vedete, un tema, insomma, ne avevamo parlato, ci poteva, insomma, era quello di cui abbiamo parlato ed è un tema effettivamente ampio, quindi rientra proprio in quella categoria di temi che si possono centrare, come sfiorare, insomma, vabbè. Adesso sapete anche voi. Vorrei ribadire anche una cosa, dalla frase di Sonego che appunto adesso è stata riletta, emerge un elemento che in molti casi per me è stato un elemento quasi di discrimine, cioè è quello del punto di vista. Un punto di vista ben centrato in qualche modo, da A oppure viceversa, insomma, no? E forse questo... per molti aspetti, insomma, è stato reso in maniera un po' debole, ecco, in alcune di queste sceneggiature. Tutto là, questa è un po' l'altra mia impressione, che prima non ho specificato. No, invece, così, per chiudere, non so, poi possiamo andare avanti. Per ribadire un attimo la mia posizione, secondo me l'emozione che viene fuori da una storia, da un corto, in questo caso doveva venire fuori, doveva essere legata alla finestra. Ecco, secondo me, per me è stato questo, cioè quando... ho letto e le finestre non mi provocavano nessuna emozione, magari veniva fuori per altri motivi o non veniva fuori, secondo me non era centrato il tema, cioè io mi aspettavo di trovarmi la sorpresa e l'emozione che mi aspetto quando leggo una storia che poi penso di vedere legata alla finestra, in questo caso. Io farei una domanda ai giurati, giusto per integrare, magari concludere il discorso, ci siamo... concentrati sulla fedeltà al tema, ma magari senza scendere nel dettaglio delle due sceneggiature che, come avete ricordato, il pubblico non conosce. A livello di maturità di scrittura, qual è la situazione quest'anno? Magari quali sono i punti di forza e le ingenuità più diffuse, parlando magari in generale? No, ma il professore... Allora, in generale ho trovato delle strutture a volte un po' troppo meccaniche, per cui in qualche maniera si perdeva in freschezza, eccetera. Le cose, come dire, dovevano andare così e quindi andavano in quella direzione. Ecco, anche l'idea di farsi un po' stupire da quello che viene dopo. E questa è la prima cosa. La seconda cosa, e lì è chiaro che dipende anche, come dire, dall'età, dall'esperienza, eccetera, c'era anche forse una certa
ancora non capacitato tale di rendere proprio l'immagine di quello che si vuole mostrare appunto poi dalla narrazione della sceneggiatura. Cioè l'immagine che arrivava o non era del tutto chiara oppure era un po' povera, ecco. E quindi questo paio di cose insomma rendono... sono un po' quegli elementi farraginosi, ecco, della sceneggiatura che generalmente, almeno per me, le rendono meno piacevoli di come le vorrei trovare. Poi è chiaro, abbiamo fatto la tara un po' a tutte, nel senso che sapevamo comunque di trovarci di fronte a volte in autori molto giovani, con poca esperienza, eccetera. Anche se a volte invece al contrario, si capiva che questi autori qua avevano parecchi anni sulle spalle, ma magari avevano continuato a fare gli stessi errori anno dopo anno. Queste, insomma, sono cose che un po' alla volta poi si percepiscono nella grana di quel che si legge. Però ecco, per esempio, vedo anche due dei finalisti. Non li conoscevamo, non sapevamo naturalmente, lo spiego per chi sarebbe fra il pubblico, noi avevamo le sceneggiature solo numerate, non sapevamo chiaramente a chi si riferissero, e abbiamo qui due persone molto giovani, uno che dice appunto che scrive da 2 anni, un altro che ha fatto una scuola di scrittura, per cui insomma ecco, da un lato l'esperienza torna a farsi, dall'altro ci sono già elementi che vi ha portato a essere fra i finalisti, e quindi direi che visto che nessuno di questi 8 è stato un vincitore, un po' tutti 8 sono spartiti un po' la possibilità di arrivare al premio finale, ecco, quindi la vedrei in questi termini qui, proprio in maniera molto veloce. Sì, io per smorzare anche la polemica di fondo, no, tra i selezionatori e la giuria finale che ha bocciato i selezionatori non attribuendo il premio, io devo dire che le 8 sceneggiature che sono arrivate in finale, secondo me avevano tutte uno spunto interessante. Tutte 8 ho trovato che potessero avere, però non era mai affrontato fino in fondo, mai portato avanti, mai sviluppato in una maniera soddisfacente. Cioè, ho trovato che poi, voglio dire, le loro, adesso senza, no? Le loro, ne parlo assieme agli, in generale, cioè, secondo me le loro non erano male, cioè, tra le 8, però anche le loro credo che potessero essere sviluppate in maniera più approfondita, dove il tema o il senso che loro volevano esprimere venisse fuori più forte, meglio. In un corto in genere poi ci si aspetta una sorpresa finale, cioè i finali in generale è il punto debole del cortometraggio, sta nel finale, e anche queste 8 credo che fossero molto carenti sul finale. Poi insomma, certo, andavano sviluppate di più, bisognava lavorarci di più, magari con qualche indicazione, e adesso vedremo nei prossimi anni magari di affrontare, di trovare delle formule che possano, vedremo, insomma, qualche idea, parliamo. Però insomma, le 8 sceneggiature finaliste, non so le altre, ma queste, tant'è vero che poi quando arrivavi al finale dice, ah, peccato, manca, peccato. Io ho sempre, così, alla fine mi veniva da dire peccato. Infatti io, se nessuno del pubblico vuole intervenire, e non vedo nessuno che si sbraccia, chiudo brevemente questo momento topico di ogni incontro, no basta, adesso chi vuole intervenire non può intervenire più, e io adesso vi anticipiamo questa cosa che i ragazzi, i nostri sceneggiatori poi avranno modo di parlare anche, immagino, adesso con la nostra giuria, anche perché le 2 sceneggiature che abbiamo comunque preso insieme in un grande calderone erano molto diverse, hanno delle caratteristiche molto diverse, per chi ha seguito il dibattito non sono state considerate meritorie della vittoria per motivi differenti, per cui insomma adesso se avranno modo di parlare nel bene e nel male del loro lavoro. Ringrazio prima di tutto i nostri 2 sceneggiatori che sono venuti da più o meno lontano per aver partecipato, ricordiamo la città piena di Emanuele Milasi, a cui farei un applauso. E Infinita tristezza di Gabriele Garigliani. Sono io, ormai sono io, non importa, abbiamo finito, ringraziamo.
No, sono io, evidentemente. Anche i nostri due giurati d'eccezione, Maglio Piva e Antonello Rinaldi, un applauso per loro, Mattia, pure non a me, che li abbiamo letti tutte. Grazie per aver partecipato.